Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Da quant'era che non filmavo un video haul dedicato interamente a Sephora. Oggi rimediamo, vi mostro tutti i miei acquisti. Circa una decina di giorni fa Sephora ha lanciato sul proprio sito una promo flash che durava soltanto un giorno, dedicata ai clienti con tessera gold, che dava diritto di acquistare tutti i prodotti di tutti i brand presenti a catalogo, escluso soltanto Dyson, quindi anche tutti i brand che normalmente sono esclusi da promo, come non lo so, Rare Beauty, Augustinus Bader, Charlotte Tilbury e compagnia bella, sconti del 20% o del 25% in base alla soglia di spesa. Io ovviamente ne ho approfittato, ho preso principalmente cose che normalmente non sono scontabili, ho aggiunto qualcosina che mi incuriosiva o che era nel mio radar al momento e ora vi mostro tutto. Ci tengo a specificare una cosa, perché sapete che la trasparenza nel nostro rapporto tra me e voi per me è una cosa fondamentale. Il video che state per vedere non è sponsorizzato da Sephora, nel senso che tutti gli acquisti che ho fatto li ho fatti io in autonomia con la mia carta fedeltà e pagando con i miei soldini. Però parallelamente a questo lavoro con Sephora da circa un mesetto ormai. Sephora ha attivato per voi attraverso me un codice sconto. Questo codice sconto è Giovanna20, ve lo metto qua sotto, è valido fino al 31/12/2023, quindi avete mesi per utilizzarlo. Segnatevelo su una nota del telefono, sull'agenda, su un post-it, dove volete. Potete utilizzarlo quando volete per fare i vostri acquisti. Vi dà diritto a uno sconto del 20% a partire da 49 euro di spesa. Questo codice sconto, come il 99,9% dei codici sconto Sephora, non si applica però su tutta una serie di brand che hanno scelto loro di essere esclusi da questo tipo di promozione, che sono Charlotte Tilbury, Drunk Elephant, Rare Beauty, Jo Malone, Tom Ford, ma questi sono solo i primi che me ne vengono in mente: Sephora, Fenty, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills. So che è frustrante perché l'elenco di brand esclusi è piuttosto lungo, io ve lo metto qui sotto nell'info box per vostra informazione, però ci sono tanti altri brand che possono essere scontati. Non so, mi vengono in mente Chanel, mi viene in mente Dior, che è il brand del rossetto che indosso in questo momento, Saint Laurent, quasi tutti i brand di profumi, quindi insomma ci sono ottime possibilità di risparmiare sui propri acquisti. Quindi ricordate che questo codice sconto vale sempre. Ma veniamo ai miei acquisti. Alcuni di questi sono scontabili con il codice, altri no, ve lo dirò strada facendo. Allora, la prima cosa che ho preso, proprio distinto, la prima che ho inserito a carrello, è questo cofanetto di Guerlain. Io ho utilizzato un paio di estati fa, se non tre, credo due, la fragranza Mandarin Basilic delle Acqua Allegoria di Guerlain, che sono delle fragranze abbastanza fresche, che sono ispirate al mondo floreale, al mondo della frutta, al mondo botanico, della natura. Insomma, ci sono un sacco di fragranze erbose o fruttate, e mi sono innamorata alla follia di quel profumo. L'avevo preso in travel, mi ricordo, un anno per andare in vacanza. Non l'ho più ricomprato poi, anche se mi sono sempre riproposta di farlo, perché avevo altri profumi da utilizzare. Ho voluto però approfittare per prendere la versione forte, che è uscita più di recente, credo qualche mese fa, e che a differenza della classica è un eau de parfum, non un eau de toilette, quindi dovrebbe essere un po' più concentrata, anche più intensa. Il cofanetto che ho preso io, stavo per comprare la fragranza singola, poi ho visto il cofanetto, ho detto beh, prendiamo lui. Lo apriamo, la box, tra l'altro la scatola è molto molto carina. Abbiamo la versione da 100 ml dell'Acqua Allegoria Mandarin Basilic, non so perché prima l'ho pronunciato all'inglese, comunque lei, una sua mini size comoda per i viaggi e il latte corpo della stessa linea, della stessa profumazione. Il prezzo era praticamente quello del singolo profumo, della singola fragranza, con in più questi due, e ho sfruttato poi la promo, quindi ottimo acquisto. Di Sephora Collection, quindi del brand di Sephora, ho preso un super démaquillant waterproof, sapete che è il mio struccante occhi preferito in assoluto. Non so onestamente perché ne ho preso soltanto uno, perché avrei potuto prenderne 3, 4, però ne ho preso soltanto uno. Questo è un prodotto che ovviamente si trova sempre, ma non è scontato regolarmente. A volte Sephora fa delle promo dedicate al proprio brand, quindi lo si trova comunque a prezzo vantaggioso, ma non sempre. Mi raccomando, ricordate sempre che il mio preferito è quello col tappo nero, quello col tappo bianco non mi piace per niente. Ho preso due prodotti di Huda Beauty, lo so,
Lo so, ma solo gli stolti non cambiano idea, non tornano sui propri passi. Allora, io ho, sapete che ho avuto modo, ho ricevuto da Huda Beauty, dal brand, un correttore, il correttore Bright Light nella tonalità numero 02, appartenente alla linea Glowish, che è la linea un po' più leggera, con coprenza più leggera, effetto più luminoso rispetto alla linea classica di make up Huda Beauty, che è un po' più strong, no? Un po' più pesantona. Allora, io ho provato il correttore che avevo ricevuto dal brand, me ne sono letteralmente innamorata, mi piace un sacco, è un correttore estremamente sottile, è uno sheer concealer, quindi se avete occhiaie importanti e quello che vi interessa è la coprenza, non è il correttore giusto, ve lo dico, però a me è piaciuto molto, soprattutto per i momenti in cui si vuole un trucco naturale o usare solo un po' di correttore senza per forza fare una full face di make-up, mi piace molto. Ho voluto prendere per l'estate, visto che il brand mi aveva inviato tre colorazioni, ma erano tutte molto chiare. Ho voluto prendere la 04, si chiama Light Medium, che per il momento è sicuramente scura. Eccola qua. Però che mi andrà bene, spero, presumo, insomma, quando inizierò a prendere un po' di sole. Ve lo faccio vedere qui. Sul dorso della mano, eccolo qua, vedete che è bello doratino, ambrato, e ve lo comparo allo 02, che invece è quello più scuro tra i tre che ho ricevuto dal brand, che è quello che utilizzo in questo momento. Vedete, c'è una bella differenza. Questo sembra veramente bianchissimo, ma avendo una quota di pigmento molto scarsa, essendo molto trasparente, si adatta bene alla pelle. Questo andrà bene quando prenderò un po' di colore. Essendo che Huda Beauty è un brand che non può essere scontato con le solite promo, ho approfittato e l'ho preso adesso, anche se l'abbronzatura è ancora un po' lontana. Sempre della linea Glowish di Huda Beauty, ho preso Multi-Dew Skin Tint. Questa mi incuriosiva da anni. Questo era l'unico. Ancora prima, più di un anno e mezzo fa, quando io ancora non utilizzavo, non compravo, non parlavo di Huda Beauty. Quando era uscito questo prodotto, io devo dire che lì avevo un attimo vacillato, poi non l'avevo comprato, ero rimasta ferma sulla mia posizione, però ero stata molto, molto, molto incuriosita da questo prodotto e adesso l'ho comprato, sempre approfittando della promo. Ho preso la tonalità 02 Fairlight, vediamo un po' com'è. Ecco, questa mi piace. Allora, la cosa buffa è che questa, che è Fairlight, della Skin Tint. Allora, intanto ha un bellissimo tono olivastro. Guardate qua che meraviglia! Lo vedete il verde? Lo vedete il tono verde? Quindi questo è un perfetto tono olivastro, molto bene. È la stessa tonalità 02 Fairlight del correttore, ma sono due tonalità completamente diverse, ma proprio completamente diverse. Vi segnalo che nella Skin Tint, nel correttore, del correttore lo sapevo, ma della Skin Tint è la prima volta, bella cremosa la Skin Tint, tra l'altro, è cremosissima. Nessuno dei due contiene perlescenze, brillantini o cose, perché devo dire che io all'epoca, quindi da non conoscitrice del brand, la parola glowish a me aveva un po' fatto scaturire il timore che ci fossero particelle, insomma, che ci fosse un po' una componente glow anche visiva, no? Nei prodotti invece no, zero glitter, come è giusto che sia, mi lavo le mani. La gamma colori qua è un pochetto strana, ma io vi ricordo il mio consiglio numero uno quando dovete comprare un prodotto, che sia online, che sia in negozio, sapete cosa dovete fare? Dovete andare sul sito Sephora.com, che è Sephora Nord America, USA, Canada, non importa, comunque Sephora.com. Cercate il prodotto che vi interessa, tanto là vendono praticamente tutto, e la cosa bellissima di Sephora.com, che Sephora IT non ha fatto ancora, ma speriamo che faccia presto, è quella di inserire per ogni tonalità di ogni prodotto per la base
di fondotinta, correttori, queste cose qua, la descrizione della tonalità, cioè ad esempio fair to light skin tone with golden undertones, quindi c'è scritto da fair a light, quindi da molto chiaro a chiaro, con sottotono dorato, con sottotono neutro, sottotono pescato, quindi vi danno proprio delle indicazioni ed è una cosa utilissima. Io lo faccio sempre e l'ho fatto anche questa volta per comprare questi prodotti online, perché non avendoli mai visti dal vivo non sapevo bene cosa scegliere. Ho preso un qua, ragazzi, ritorno alle origini, passeggiata sul viale dei ricordi. Ho preso un lip glow di Dior. Se qualcuno di voi è qui da tanto tempo, ma intendo tanto tanto tempo, probabilmente ricorderà che io anni fa ero ossessionata dai lip glow, ne avevo diversi. Ho scoperto il lip glow ancora quando esisteva solo la tonalità rosa, adesso ce ne sono 80, ma per 15 anni c'è stata soltanto la tonalità 001 pink. Nel 2014 Dior ha lanciato la tonalità 002 Coral, era la prima volta che si vedeva una tonalità diversa dal pink dei lip glow. Io l'ho comprato subito, ricordo che quando ho visto che era uscita, sono corsa, abitavo ancora a Torino, sono corsa letteralmente, sono uscita di casa, sono corsa da Sephora e l'ho comprato. E quello lì è stato il primissimo post, il post review di quel lip glow è stato il primo post del mio blog di My Beauty Fair, quindi sono particolarmente legata a questi prodotti, ma non li avevo da tanto tempo. No, forse ho ancora, no, dico una bugia perché pink ce l'ho ancora, però gli altri li ho dati via, ne avevo diversi, avevo anche Berry, insomma ne ho avuti diversi nel corso degli anni. Anyway, ho comprato la tonalità 012 Rosewood, che di diverso dagli altri ha soltanto la tonalità, perché il packaging è sempre quello, è una tonalità rosewood, quindi una sorta di nude con una punta di pesca, una punta di rosa. Sfalza un po' i colori questa fotocamera oggi, questo buonissimo odore di mentine mi ha sempre fatto impazzire. Quindi eccolo qua il mio lip glow nella tonalità rosewood, sempre per le labbra. Ho preso qua proprio, qua mi sono sentita ereditiera, ragazzi. Non so cosa mi è preso, ma veramente mi è salito il fondo fiduciario. Allora, ho preso di Augustinus Bader del lip balm, cioè il balsamo per le labbra. Una roba assurda, prezzo, ma che non c'è, è incommentabile. Ecco qua, è un lip balm trasparente. Packaging carino, ho il lip balm trasparente. Io non so perché, ma volevo provare questo lip balm da un sacco di tempo. Augustinus Bader è. Non ha profumo, tra l'altro. È escluso sempre dalle promo, non si trova mai scontato, quindi ho approfittato. Proverò, vi farò sapere, vi dirò se insomma vale più di quello di Koda Lee, oppure se è soltanto brand. Preso un'altra cosa con questo formato stick. Allora, questo secondo me è stato un acquisto, una cappella, perché quando poi mi è arrivato a casa ho detto: ma che cazzarola ho comprato. Sento le americane che ne parlano da mesi, anche qua mi era partito un po' l'entusiasmo, ma secondo me è una menata. Allora, Ole Ericsson Banana Bright Vitamin CC Stick. Io ho preso la tonalità banana, che è la più chiara delle tre, ce ne sono tre. Niente, questo è praticamente uno stick che sembra un lip balm, nel senso che ha lo stesso tipo di packaging. È giallino, tempestato, mitragliato di particelle riflettenti. Anche io, che come potevo pensare a qualcosa di diverso, da applicare sulla zona del contorno occhi per fare per illuminare, dare una leggerissima cromo correzione alla zona delle occhiaie. Non ho ancora avuto il coraggio di utilizzarlo, onestamente, perché non ho avuto il coraggio, perché mi vergogno della menata che ho comprato, però vabbè, lo proverò e poi vi farò sapere. Secondo me, ovviamente, questa è proprio toppata, l'acquisto toppato. Ho preso un blush di Gucci, io giravo attorno ai blush di Gucci come uno squalo da un sacco di tempo. Non sono, cioè non è che proprio il brand Gucci Beauty in realtà mi emozioni particolarmente, ma i blush, c'era nello specifico una tonalità che è quella che ho preso, la 05 Rosy Beige, che la prima volta che l'ho vista mi ha fatto immediatamente impazzire. Il packaging è molto bello, ovviamente, ma non ci aspettavamo niente di diverso.
Il bla difficilissimo da aprire, ma proprio difficilissima da aprire, cioè ecco. Ah, perché forse non de ah, devo far così, non devo premere. Vabbè, non l'avevo capito. È questo bellissimo e noiosissimo malva naturale, è praticamente la versione in polvere di del Beauty Blush Matte Wand di Charlotte Tilbury nella tonalità Pillow Talk, cioè il blush matte liquido di Charlotte Tilbury, è la stessa identica colorazione, bellissimo, ha una leggerissima satinatura, ma proprio, cioè se lo guardate vedete che c'è una micro, cioè è proprio la satinatura più delicata sulla faccia della terra, non vedo nessuna particella riflettente, ma vedo proprio un leggero sheen, no? Non saprei come altro dirlo, scusate, sulla superficie della polvere, non vedo l'ora di usarlo. Poi ho preso un ombretto di Chanel. Chanel, vi ricordo, si sconta col mio codice, quindi questo è sicuramente positivo. Ombre Premiere Longwear Cream Eyeshadow, tonalità 802 Undertone. Io, allora, sono sempre stata un amante di questi ombretti, di questi ombretti Chanel, onestamente, questi qua in barattolino, però era tanto che non ne compravo. Guardate che bella questa tonalità. La proviamo. È tipo una versione, la versione Chanel di, è un po' più luminosa, sì, più luminosa, di Groundwork di MAC, per capirci. Ma sì, è quel colorino che non dice niente, che è appena più scuro della propria carnagione, nel mio caso ovviamente, poi dipende dalla carnagione, ma che dà quel qualcosa, dà un po' un effetto ombra, questa satinatura meravigliosa, sembra quasi bagnato. Ma molto delicato, molto molto delicato, non vedo particelle, difficile farvelo vedere, che però promette meraviglie. Questo lo usiamo presto. E poi cosa ho preso anche, cosa ho preso? L'ultima cosa che ho preso, l'ultima? Sì. L'ultima cosa che ho preso è una versione travel dell'Airbrush Flawless Setting Spray di Charlotte Tilbury. Questo è lo spray fissante di Charlotte che ho già lì in due bussolotti grandi, ossia la versione classica che è la versione al tè verde che avevano lanciato in edizione limitata un annetto fa, però avevo terminato la versione travel e quindi ho voluto prenderla perché questa per i viaggi o quando si è fuori casa è comodissima. Quindi ho ripreso questa e basta, questi sono tutti i miei acquisti. Spero che vi abbia fatto piacere curiosare tra i miei acquisti e se anche voi avete approfittato di questa promo raccontatemi che cosa avrete preso perché sono curiosissima. Lasciate qui sotto un bel pollicione se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!